Buongiorno ragazzi, ci troviamo in giardino perché oggi, a parte che è tornata la Nelly, come vedete, vi saluta, solo che sto provando a ammazzare tutte le zanzare che le ronzano attorno, perché lei tipo ne attira molte più di me per qualche ragione, e quindi c'è un odore qua di bruciato, di morte, che non avete idea. Comunque, cioè, non sono nel bosco, sono in giardino da me. Adesso io mi siedo e vediamo se riusciamo a beccarne delle altre. Sì, mi sa che in tutto questo dovrei un po' tagliare il prato, decisamente. Lei sta guardando delle lucertole che di solito si mettono qua, quindi al mio segnale, vedi, si agita. Dov'è? Va a vedere, salta, su, al buco, su. Non la lascio mai da sola. Ecco, guardate qua, tutto bello pulito, tutto bello sistemato. Ho lasciato solo un ciuffetto qua, così l'anelli lo può leccare, perché come vedete era bella presa. Ovviamente ora che mi avvicino, cosa fa? Lei smette? Vabbè, allora ti taglio anche quello. Oh ragazzi, ci siamo. Andiamo a fare, a parte una piccola passeggiata, però sto andando a fare la spesa, quindi unisco, faccio due piccioni con una fava. Non ho bisogno di comprare chissà cosa, ma volevo un bevo voglia di succo stamattina e anche nei giorni successivi, e quindi devo... Mamma mia, che capelli, ogni volta così ragazzi. C'è un po' di vento, questo vuol dire che me li devo assolutamente tagliare. Mannaggia me. E niente, oggi dovrebbe piovere il pomeriggio, in teoria per le 4, giusto quando dobbiamo fare lo shooting sulle borse e quant'altro. Vediamo, spero di no. Per il momento è, insomma, carino, sì, dai, va bene. Speriamo che continui a esserlo, altrimenti siamo alle assi. È una spesetta molto sobria, ho preso dei succhi, e il latte per farmi i frullati, delle banane e poi del cioccolato molto buono, bianco, e cos'è questo, una nocciola fondente. Perché ragazzi, è ricominciato il periodo delle tisanine, delle cose calde, cioccolata, e quindi cioè, bisogna. Niente ragazzi, mi sono fatto delle tagliatelle e con insomma il tonno, pepe e panna. Una ricetta complicatissima, come potete vedere. Devo assolutamente fare una spesa. La spesa che ho fatto prima era delle colazioni, di la verità, perché ho preso succhi, latte, cioè poca roba di sostanziosa. Devo fare una spesa seria. Adesso finalmente sta uscendo un po' di sole. Prima aveva iniziato a piovigginare, brutto tempo, e devo fare le foto oggi, quindi cosa vogliamo fare? Cioè dai, su, stronzi. E niente, vabbè, ora magno. C'è il sole ragazzi, si esce. Sta arrivando anche Caterina. Mamma mia, com'è scuro qua. E sta arrivando anche Caterina, e adesso andiamo a fare questi videouzzi, queste fotine. Qualcosina dobbiamo partorire, insomma. Ah, mi ha anche appena inviato un audio. Presette con le borsette. E dobbiamo finire, dopo andiamo in centro. Ce l'abbiamo! Olè! Love it. E allora adesso, ragazzi, andiamo in centro, basta, finito. Uno su 10. Ma anche quelli azzurri, cioè anche quelli dei, cioè, azzurri del cielo, secondo me. Abbiamo fatto, bello, ragazzi, delle fotine al cielo con queste, scusa, con quelle borsette. Oh, spera che qua mi perde. Adesso it's gonna be very fun. Adesso very fun. Very very fun. Ma che ma di là non si può neanche girare a sinistra. Potresti, sì, ma sì. Ma se no, ma senti, falla così. Buonanza. Facciamola sporca, io faccio sempre. Fattibile. È ancora estate, ragazzi, qua col tettuccio e tutto. Allora, ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa. C'è questo parcheggio a Verona, comodissimo per carità, vicino al centro, è gratis, ma qua è il Vietnam ogni volta. Cioè ci sono buchi che tocchi con qualsiasi parte della macchina, eccetto le ruote. Cioè, poi guarda che casino. Cioè, guardate che roba. È la nuova amministrazione. Anche se è tanto che non c'è pagamento. No, infatti, meno male che è gratis. Se no poi qua. Ma ci mancherebbe altro che la facessero a pagamento.
Dovrebbero venire qua con un bel po' di sabbia, cose per coprire, perché ragazzi qua è vergognoso. Un rastrello, non so. Una castrella. Comunque niente ragazzi, adesso si va a fare fotina. Niente, ogni volta che porto la Nelly al parco, lei è qua che sconinzola tutta felice. Ha appena finito di giocare con un altro cagnolino, tutta molto felice. Guarda qua la Nelly, guardala. Fai amicizia? Fai amicizia con questo bulldog francese o no? No? Niente, non mi vuole badare. Cioè, ma guardate la dimensione di questa bottiglia. Madonna, se cos'è, 3 litri? Sì, l'hanno chiamato supermercato. 3 litri. Cioè, questo è il progresso, ragazzi. Si diceva che nel 2015 le auto voleranno e qua invece 2024 passeggiandoci sopra si puliscono i tassi. Direi che sono disinfettati. Allora abbiamo utilizzato tipo 5 prosecchi diversi come bottiglie per l'Aperol qua. Girati, mamma mia. Ok, e si continua. Questa è l'ultima e dopo dobbiamo fare il Campari. 100 Micheletta. Com'è? È buona. È buona, roba seria. Sta andando la seratina qua, come sta andando? Ci racconti, guarda qua. Per ora diciamo che la gola secca non è un rischio che ci finisco il suo Campari. Vai. Rifill. Guarda la professionalità della campana. Vada. Mezzo bicchiere. Gin. E tu hai vuoto. Devo smetterla. Allora ragazzi, siamo qua finalmente entrati dentro, c'è la festina e come vedete c'è tipo, in teoria dopo facciamo un pochino di karaoke, cosine. Vuoi aggiungere un commento? A cosa? Il cast è molestissimo. Allora posso dire una cosa? La nuova tipa di Fram è carina. È carina. Ma che lo mette nel vlog di lunedì. Io vorrei dire che il cast ci... Cast, vieni qua. Il cast mi ruba le tipe. Sempre. Aspetta. Adesso farò un video quelli a ASMR. È pure fidanzato. Non ho fatto niente. Ti porterò a forum. Comunque ragazzi, niente, la seratina qua continua. Come vedete c'è uno spazzetto interno con un po' di musichetta così. E ha anche smesso di piovere, quindi il top. E poi fuori si continua. Vabbè che qua non si capisce un cavolo, però fuori si continua e continuiamo. Io penso che se sono troppo sbronzo dopo mi metto qua a dormire perché non riesco a scendere giù da ubriaco. Non si guida da ubriachi, chiaramente. Mamma mia, con l'olio. La pasta all'olio. ci starebbe quella di prima. Cioè ragazzi, dopo una festa ovviamente pasta, aglio, olio, peperoncino è la tradizione. E via. Con Tiziano Ferro di sottofondo. Ora la serata prosegue, non so neanche che ore siano, sinceramente. E niente ragazzi, adesso sto iniziando da un'oretta e mezza a bermi solo acqua, a dire la verità, perché a dire la verità potrei dormire qua, però vorrei tornare a casa e quindi ho detto dai, inizio a bere acqua così tranquillo, anche perché io da ubriaco non si guida ragazzi, è sbagliato, non si deve fare e quindi non lo farò. Però vado avanti, un po' di acqua, un po' di Coca-Cola, insomma quelle bibite easy. E niente, l'unica cosa che abbiamo visto è che questa volta, a differenza delle altre volte, abbiamo dimenticato di mettere un telo fuori, visto che prima aveva iniziato un po' a piovere, non era il massimo. Abbiamo capito che la prossima volta, che sarà probabilmente o Halloween o Capodanno, dobbiamo mettere esattamente, vediamo se riesco a farlo con la mano, esattamente là un bel teletto, per forza di cose. Signori, serata finita. Dato la mano a pulire, sistemare, adesso non so neanche che ore siano. Appena arriviamo in macchina lo scopriamo.
Mannaggia alla miseriaccia. Allora, sono esattamente le... Dai, togliamo i segnali. Mi tocca tirare fuori l'iPhone per capire come va. 3:30, spaccate. Bene ragazzi, siamo molto sani e noi ora torniamo a casa. Ho un po' messo la voce, vi dico. Un po' il freddo, un po' il... un po' il freddo, un po' lo strillare con la musica e tutto. È andata bene, musichetta, si cantava, tutto tranquillo e non ha piovuto. Mamma mia, quanto pelo faccio a questa macchina. Dai, allora. Yes, ce la facciamo, ce la facciamo. Yes, yes ragazzi, al primo colpo una manovra allucinante, una manovra allucinante. Ce la facciamo e via, e via. E ora si scende ragazzi, e ora si scende. Opla, opla. Sì, mi devo mettere la cintura. Mamma mia, ma è una gioia. Comunque ragazzi, se siete ancora con me vi ricordo, e intanto vi ringrazio per il supporto, per le visualizzazioni, per i commenti, tutto quanto. Questa è la mia vita, io tutti i giorni carico, tutti i giorni presente alle 11, non si scherza, non ci si tira indietro, io ho fatto un patto con me stesso e lo porterò avanti. E sinceramente sono felice di essere anche arrivato a questo punto, perché 150 episodi, anzi più di 150, non è mica male. Ce lo faccio da quasi 6 mesi, e mi spiace per questa voce ma mi è andata via. Lo faccio da quasi 6 mesi, sono soddisfatto di questo traguardo, ma vedo il futuro. Io ho voglia di che ridere ragazzi, ho appena tirato su degli autostoppisti, poveretti sti ragazzi, cioè ci avrebbero messo un'ora abbondante a tornare a casa, miseria ladra. Vabbè, comunque in tutto questo la voce mi è andata via del tutto. Io vi chiedo di commentare questo video se vi è piaciuto, mettere mi piace, commentate appunto, e iscrivetevi, attivate la campanella. Noi ci vediamo nel video di domani delle 11 e mi raccomando, il mio algoritmo si sfama delle vostre interazioni, di conseguenza ragazzi carichi, carichi, fatemi sentire voluto. Spero che devo parcheggiare fuori, mi sa che non c'è posto dentro, miseria. E noi ci vediamo per il prossimo video.